I can't control this feeling. Una serata bellissima, locale veramente veramente bello, pubblico caldo e esaltato, proprio la gente che aveva voglia di divertirsi, partecipava, veramente una bellissima serata, un grandissimo esordio per me in Slovenia. Io ho iniziato nella fine degli anni 80, quando la techno ancora doveva nascere o stava per nascere, mi muovevo nell'ambito del rock alternativo, e poi c'è stata questa evoluzione verso l'elettronica, dopodiché l'esplosione della techno. Io preferivo il genere che all'epoca veniva chiamato trance, ma che non c'entra niente con quello che intendiamo trance adesso, era praticamente una techno più melodica. Poi c'è stata tutta la situazione definita progressiva, con appunto questo genere che fondeva melodie con ritmiche techno. Alla fine questo genere si è evoluto in quello che gli olandesi hanno deciso che si chiamasse hardstyle. As I open my eyes, I see a moonbow. Sicuramente Incoming è la mia hit più grande, però ci sono anche altri pezzi a cui sono molto legato, tra cui Crazy oppure anche il più recente Go DJ. Il vinile, purtroppo, come tutto il mercato musicale, è praticamente crollato in ambito hardstyle prima che in altri generi, perché comunque l'hardstyle vende soprattutto in Olanda il vinile è sparito totalmente. Ci sono altri territori invece dove, come ad esempio Inghilterra, Germania, dove invece il vinile ancora si usa molto. Ad ogni modo il mercato è veramente finito, è morto, quindi da un lato è anche un bene che adesso le release siano tutte in digitale, perché comunque anche le etichette più piccole hanno la stessa possibilità di visibilità rispetto a quelle più grandi. Sì, io credo che sarà un po', in futuro ci sarà un po' la fine di questa ondata commerciale per l'hardstyle. Adesso ci sono tante influenze comunque commerciali, molti dischi sono simili tra loro, molte tracce si somigliano, hanno le stesse stesure. C'è un po' di crisi di fantasia, c'è un innalzamento del livello tecnico, perché adesso comunque la musica suona meglio, però c'è meno fantasia, quindi io penso che ci sarà un po' una rottura e si andrà verso appunto cose più fantasiose, come era prima per la techno, che insomma i dischi erano molto diversi tra loro. Guarda, è difficile sceglierne uno, perché comunque io penso che l'emozione sia la stessa prima di iniziare a suonare, sia sempre la stessa ad ogni party. Certo, ultimamente ho avuto anche una bellissima esperienza, che è stata quella di suonare a Los Angeles, praticamente nello stesso posto dove vengono assegnati gli Oscar e i Grammy Awards. Altrimenti, tra i booking più esotici che ho avuto, a me piace sempre raccontare le serate che ho fatto in Colombia o anche quelle in Polonia, in territori insomma dove non ti aspetti che ci sia una risposta così grande della musica hardstyle. Invece ho avuto
veramente delle grandissime sorprese, perché la gente era tanta, si è divertita e c'era veramente una grande partecipazione. Niente, voglio fare un saluto a tutti gli amici di artstyle.si e speriamo di rivedervi presto. Not so many words, not so much talking. Listen, this is what it is.